Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo webinar di MailUp. Buon pomeriggio, grazie di essere qui con noi quest'oggi e di esservi iscritti a questo webinar. Prima di iniziare, vedo già che state usando la chat per salutarci. Vi chiederei di usare appunto la chat che trovate per farmi sapere se mi sentite, se mi vedete e soprattutto se vedete le slide. Perfetto. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, iniziamo dicendo che quest'oggi abbiamo toccato un record importantissimo per MailUp. Vi siete registrati a questo evento in 800, che è per noi un record assoluto. E quest'oggi in realtà sarà l'episodio 2 di un format nuovo che abbiamo inaugurato quest'autunno, che è appunto una webinar series. Quindi un format di webinar a più puntate, tutti incentrati su un unico argomento comune. Quello appunto di questa prima saga è il database building. E appunto in questo episodio numero 2, se nel primo abbiamo fatto un po' un overview generale di quelle che sono le best practice e gli step essenziali per andare a costruire un database di qualità. In questo episodio, puntata numero 2, andiamo invece a vedere come arricchire il nostro database, quindi come andare a fare database enrichment. Per chi si fosse perso il webinar dell'altra volta, vi ho messo nelle slide il link per andare a riguardarlo su YouTube e vi metto anche qui il link per andarlo a rivedere dopo magari questo webinar, quindi andarvi ad aprire la scheda e tenervelo lì da riguardare. Lo trovate in ogni caso su YouTube come tutti i nostri webinar e un dettaglio importante da ricordare è che appunto lo scorso webinar, così come questo, viene registrato, quindi per chiunque si sia iscritto, anche se poi non può partecipare o per chi di voi ci deve lasciare prima, domani mattina riceverete comunque via email le slide e la registrazione del webinar da riguardare on demand. O comunque in ogni caso, se ci seguite sui nostri profili social, soprattutto LinkedIn e Instagram, pubblichiamo di solito poi il link per riguardare il webinar su YouTube. Se quindi mi sentite, vedete le slide, abbiamo aspettato anche qualche minuto affinché tutti si collegassero prima di iniziare. Giusto due parole appunto di consueto su chi siamo. Io sono Paola, mi occupo di content marketing qui a MailUp e così come la scorsa volta, anche questa volta si unirà poi a me anche Massimo Bertinazzi, product manager di MailUp, perché come l'altra volta, anche quest'oggi andremo a fare una dimostrazione live della piattaforma MailUp, quindi vi faremo un po' vedere come funziona la piattaforma e anche vi faremo vedere come mettere in pratica tutti quei consigli e best practice teoriche che vi andrò adesso appunto a descrivere io in questa prima parte di webinar. Alla fine, come al solito, spazio alle vostre domande. Ok, allora per chi fosse magari nuovo e per chi è la prima volta che ci segue, giusto due parole su chi siamo e chi è MailUp. MailUp è un'azienda completamente italiana che è parte di un gruppo quotato in borsa, il gruppo Growens, che al suo interno, come potete vedere dalla slide, ha diverse business unit. Noi offriamo una piattaforma per fare marketing multicanale, ovvero per mandare email ed SMS a clienti e prospect. Serviamo oltre 10.000 clienti, sia in Italia che all'estero,
In questa slide vedete alcuni loghi dei nostri clienti per farvi capire che i nostri piani di abbonamento sono molto flessibili e versatili, quindi potete, diciamo, scegliere il piano che più fa al caso vostro e servono per coprire le esigenze di aziende che, come potete vedere, hanno ovviamente settori di tipologie di business e settori di appartenenza molto diversi tra di loro. Questo perché? Perché il nostro prodotto, la nostra piattaforma, ha diversi punti di forza dai quali appunto trovano vantaggio aziende completamente diverse tra di loro. Prima di tutto siamo un prodotto made in Italy, il che significa che abbiamo una interfaccia all'interno della piattaforma MailUp completamente in italiano, quindi molto intuitiva e facile da utilizzare. E poi abbiamo tutto un team di esperti che offre assistenza e supporto sul territorio in lingua italiana. Siamo inoltre tra le poche soluzioni del mercato a offrire un modello che non prevede costi aggiuntivi nel numero di email da poter inviare con la nostra piattaforma e nel numero di contatti da poter importare. Parliamo appunto quest'oggi di database. È importante sottolineare come con MailUp non dobbiate avere preoccupazioni sul se importate più contatti o se il vostro business cresce e arrivate appunto ad avere un database molto corposo perché non avrete dei costi aggiuntivi. Ultimo punto da menzionare, proprio quest'anno compiamo 20 anni dalla fondazione, quindi significa ovviamente che abbiamo alle spalle 20 anni di esperienza in questo settore. Oltre ai piani di abbonamento che vi citavo prima, chiaramente MailUp offre la possibilità di essere provata gratuitamente, quindi vi lascio come sempre qua il link. Per andare a atterrare sulla pagina dove semplicemente compilando un breve form riceverete un'email con le credenziali per fare login nella vostra piattaforma di prova e quindi poter iniziare a provare in concreto la piattaforma MailUp per 2 settimane. Al termine della prova non si attiva nessun tipo di abbonamento in automatico, ma siete voi a decidere se attivare poi un abbonamento MailUp in forma mensile o annuale. Vi ricordo che i link che vi condivido e che trovate appunto in sovraimpressione adesso in diretta durante il webinar li ritroverete nelle slide e vi ricordo se vi siete collegati adesso che domani mattina appunto vi invieremo sia le slide che la registrazione di questo webinar. Quindi direi che possiamo partire e appunto come vi dicevo in apertura, oggi parliamo di database enrichment, quindi della nostra fase 2 di appunto costruzione e mantenimento di un database di qualità. Nello scorso episodio, infatti, abbiamo visto nel dettaglio lo step 1, quindi come andare a raccogliere nuovi iscritti da inserire nelle vostre mailing list e andare anche a costruire un flusso di iscrizione personalizzato a seconda delle vostre esigenze. Quest'oggi invece andiamo a esplorare il mondo della profilazione, quindi andiamo a capire innanzitutto che cos'è il database enrichment, a cosa serve, quali sono i vantaggi e appunto anche a vedere degli spunti di campagne email di database enrichment. Allora, quando parliamo di database enrichment, parliamo di tutti quei processi che servono in sostanza a trasformare quello che è un nome e un indirizzo email che noi abbiamo raccolto in fase di iscrizione in un vero e proprio profilo del nostro contatto, del nostro iscritto, che sia più accurato possibile e più ricco di informazioni e di dati sul destinatario possibile. Questo perché è importante?
perché appunto ci consente la presenza di un profilo accurato e la presenza di tutta una serie di informazioni, dati anagrafici, geografici e comportamentali sul destinatario, di andare ad inviare delle email personalizzate, quindi delle campagne email che abbiano dei contenuti rilevanti per il nostro destinatario. E questo perché è importante? Ce lo dicono i dati. Se più di 7 consumatori su 10 si aspettano ormai di ricevere delle campagne email personalizzate dalle aziende. E questo si va ad aggiungere un altro dato importante, che più di 7 consumatori su 10 sono proprio inclini a finalizzare un acquisto solo se ricevono un'offerta, un'email, un contenuto che rispecchia esattamente quelli che sono i loro bisogni o i loro interessi. Quindi, in sostanza, ormai la personalizzazione è una best practice su cui infatti noi insistiamo molto spesso, perché se pensate anche per occasioni come l'imminente Black Friday, le aspettative dei consumatori sono ormai molto alte, molto sofisticate e se vogliamo davvero competere sul mercato, ma anche se vogliamo sfruttare quello che è il canale con il più alto ritorno medio sull'investimento, che è appunto il canale email, dobbiamo iniziare ad inviare dei contenuti rilevanti e mirati che vadano a intercettare il destinatario esattamente con il tipo di contenuto che si aspetta di ricevere. C'è infatti una formula che ci porta appunto a capire facilmente quanto mandare, quanto innanzitutto avere più dati a disposizione possibili sul destinatario e poi mandare di conseguenza delle email personalizzate e mirate, ci permette di aumentare conversioni e ovviamente vendite. Non solo, dietro a questo discorso di chiaramente economico, di vantaggio economico, c'è anche un discorso di sicurezza, affidabilità, reputazione come mittente. Se ci pensate, infatti, più noi inviamo contenuti che non sono rilevanti per il nostro destinatario, quindi contenuti che in qualche modo non gli interessano e che anzi ci fanno apparire come dei mittenti un po' molesti ai suoi occhi, più sarà ovviamente incline o a disiscriverci o a disiscriversi o a non aprire le nostre email, rendendo quindi i nostri sforzi a livello di mail marketing vani, o nella peggiore delle ipotesi a segnalarci come appunto mittenti molesti e come spam e quindi andare a danneggiare seriamente quella che è la nostra capacità di recapitare le email, la cosiddetta deliverability e la nostra reputazione come mittenti. Cosa bisogna fare quindi per appunto ottenere quest'obiettivo di più vendite, più conversioni attraverso la personalizzazione? Raccogliere ovviamente più dati possibili su quelli che sono i contatti che si sono iscritti alla nostra mailing list. Come facciamo con la profilazione? Un po' l'abbiamo già visto la scorsa volta, profilazione lo dice il termine stesso, suggerisce appunto il concetto di profilo dell'utente, ovvero sia appunto non più un mero indirizzo email da tartassare con campagne che non hanno un fine mirato, un contenuto mirato, ma appunto un profilo con tutta una serie di dati e di informazioni. Informazioni che noi possiamo recuperare attraverso tecniche di profilazione differenti. Abbiamo e possiamo scegliere tra una profilazione unica, vale a dire semplicemente raccogliere tutte le informazioni che vogliamo avere sul nostro pubblico, sul nostro destinatario, in una sola volta, in un one shot, ovviamente in fase di iscrizione, nella prima fase di raccolta. Oppure procedere per una profilazione progressiva, quindi andare a diluire nel tempo le campagne email e le attività con le quali raccogliere sempre più dati sul mio contatto.
Anche in questo caso poi possiamo farlo e decidere per un approccio più esplicito e diretto, quindi inviare le classiche campagne aggiorna le tue preferenze, facendo magari anche capire qual è il vantaggio, quindi con un copy, un contenuto del tipo dimmi cosa ti piace per ricevere email interessanti e contenuti rilevanti. Oppure andare per un approccio più indiretto, quindi magari inviare delle survey e desumere tutte delle informazioni, delle preferenze che ha il nostro destinatario da quelle che sono le interazioni che egli compie nei confronti delle nostre campagne email, quindi il click su un contenuto piuttosto che un altro. Ovviamente ciascuna di queste tipologie ha i suoi pro e i suoi contro e può adattarsi più o meno bene a seconda anche della vostra tipologia di business. Quindi un approccio, una tecnica come la profilazione unica magari sarà più indicata per quelle aziende, quelle tipologie di business, come l'esempio che vi ho messo nella slide, quindi che hanno a che fare magari con il settore immobiliare, dove i contenuti magari da inviare all'utente sono tanti e è interesse stesso del nostro destinatario ricevere sin dall'inizio delle email con dei contenuti che rispecchiano quelli che sono magari i suoi intenti di ricerca, i suoi bisogni. Ovviamente il vantaggio quindi è quello di fare tutto in un'unica volta. Quindi avere solo un form di iscrizione e tutta una serie di campi che il nostro utente dovrà compilare e inviare appunto, costruire un form di iscrizione una sola volta. E ovviamente l'altro vantaggio è quello di avere a disposizione sin dall'inizio tutto un set di dati sul contatto che appunto è disponibile per poter inviare già dal benvenuto delle campagne mirate. Lo svantaggio è un po' quello che dicevamo anche l'altra volta, ovvero sia di chiaramente creare un flusso di iscrizione molto lungo e anche un po' complesso, quindi andare a chiedere al destinatario una marea di informazioni che ovviamente possono ostacolare e rendere poco fluida la sua iscrizione. Cosa che invece ovviamente non accade se noi optiamo per una profilazione progressiva. In questo caso, infatti, il vantaggio è andare a ridurre il numero di informazioni da chiedere in fase di iscrizione, perché tanto le chiederemo dopo e le chiederemo soprattutto una volta che abbiamo stabilito un rapporto confidenziale e si è stabilita una relazione, già un dialogo con il nostro contatto che si è iscritto. Ovviamente, anche qui abbiamo dei piccoli svantaggi. In questo caso dobbiamo chiaramente, scegliendo di non fare tutto in fase di iscrizione, andare poi a investire dell'effort per creare delle campagne email con questo scopo di profilazione, all'interno delle quali, come nell'esempio, andare a richiedere delle informazioni al destinatario, semplicemente dicendogli imposta le tue preferenze, aggiorna i tuoi dati, e poi ovviamente l'altro effort è quello di creare il form di profilazione, che è il form che appunto a cui il nostro destinatario accederà e che dovrà compilare per darci le informazioni che ci servono. Se passiamo invece alla profilazione progressiva indiretta, come vedete dall'esempio, si tratta di mettere direttamente all'interno del corpo dell'email, ad esempio, una survey, quindi una serie di checkbox con diverse tipologie di interesse, di dati che vogliamo raccogliere dal destinatario e andiamo così ad esumere sulla base del click che il destinatario fa su uno di questi campi, quelle che sono le sue preferenze. In questo caso, il vantaggio ovviamente è che abbiamo un approccio molto snello, veloce, immediato. Non dobbiamo costruire alcun tipo di forma di profilazione, non dobbiamo creare altri passaggi e altri step da far compiere all'utente.
Il piccolo svantaggio è quello che ovviamente abbiamo delle informazioni che sono desunte, quindi le desumiamo noi da un comportamento del destinatario, ma non è lui a chiarircele e darcele in modo trasparente e diretto. E ovviamente l'altro svantaggio è che il dato che raccogliamo non viene salvato all'interno del dataset dell'utente. A seconda dell'approccio che scegliamo, e va detto che ovviamente se scegliamo la profilazione unica, chiaramente ciò esclude la scelta di un approccio progressivo, ma se scegliamo la profilazione progressiva, possiamo sia inviare delle campagne indirette, se così vogliamo chiamarle, sia delle campagne più dirette. Gli strumenti che sceglieremo a seconda dell'approccio sono diversi. Se optiamo per una profilazione unica, chiaramente il nostro alleato è il form di iscrizione che abbiamo visto appunto nel webinar, nell'episodio precedente. Se scegliamo invece una profilazione progressiva diretta, il nostro appunto migliore alleato è, come dicevo prima, un form di profilazione che anche qui può essere drag and drop, quindi costruito con l'editor di selezione trascina, oppure in HTML. E lo vedremo appunto poi nella dimostrazione che ci farà Massimo. In questo caso, quindi, cosa dovremmo andare a fare? Andare a costruire un'email all'interno della quale, oppure optare anche per un pop-up, e in ciascuna delle due alternative andare poi a inserire un link che rimanderà l'utente alla nostra pagina con il form di profilazione. Se optiamo invece per la profilazione progressiva indiretta, come vi dicevo prima, si tratta sostanzialmente di creare un'email con una survey all'interno oppure all'interno dei contenuti con dei link diversi, in modo tale da capire in base al clic su un link piuttosto che su un altro qual è la preferenza del nostro destinatario. Quello che andremo a fare dopo sarà, inviare delle campagne con dei contenuti che si basano proprio sulla preferenza espressa dal nostro, destinatario in questa fase, in questa prima email, attraverso degli strumenti che possono essere la segmentazione su click e i filtri attività. Allora, per quanto riguarda la segmentazione su click, di che cosa si tratta? Si tratta di un servizio aggiuntivo che MailUp offre e che potete richiedere richiedendo proprio l'implementazione e l'assistenza per impostarlo al nostro team di esperti. Vi ho lasciato qua il link, ma ve lo metto anche qui come sempre in sovraimpressione se volete accedere in diretta. E appunto si tratta di un servizio che cosa consente di fare? Semplicemente di creare appunto la vostra email con la vostra survey. Facciamo un esempio concreto. Siamo un'agenzia di viaggi e vogliamo capire se il nostro destinatario è interessato a vacanze in mete diciamo di mare o di montagna. Andremo ad inviargli una survey con appunto questa domanda: ti piace di più il mare o la montagna? Io la faccio molto banale, semplice, ma per farvi capire. E appunto due link, due bottoni di CTA a cui sono associati due link diversi. Andrà ovviamente insieme appunto al nostro team di esperti inserito all'interno del link anche un parametro che corrisponde al criterio di segmentazione. Cosa significa? Sostanzialmente che ci permetterà questo parametro, l'inserimento di questo parametro nel link, di andare a inserire il destinatario che clicca su il contenuto, il bottone relativo alle vacanze di mare, in un gruppo che viene creato in automatico in piattaforma, che sarà appunto relativo ai destinatari a cui piacciono le vacanze di mare. E poi nell'altro bottone, viceversa, andare a inserire tutti i destinatari che cliccano sul link vacanze di montagna, andare ad inserire in un gruppo che si genera appunto sempre in automatico e che appunto sarà riempito automaticamente con tutti i destinatari che hanno cliccato su quel link.
Quindi, di conseguenza, dopo cosa andremo a fare? Con questi due gruppi che sono stati creati in automatico, andremo poi a fare le nostre campagne, quindi a proporre mete in posti di mare al gruppo 1 e email con contenuti e proposte di viaggi di montagna al gruppo numero 2. Se non si vuole utilizzare questo servizio, c'è comunque un'alternativa che riguarda appunto l'utilizzo di i cosiddetti filtri attività. I filtri, lo vedremo dopo, sono uno strumento di segmentazione che MailUp offre e che sono filtri sia appunto basati sulle attività del destinatario nei confronti di un'email che anche possono essere geografici, anagrafici, demografici e così via. In questo caso quello che ci interessa sono i filtri attività, ovvero sia il fatto che noi possiamo creare appunto un filtro sulla base ha cliccato o non ha cliccato su un determinato link, quindi sul fatto che un utente abbia magari nella nostra survey cliccato sull'opzione A piuttosto che sull'opzione B. In questo caso poi utilizzeremo questo filtro che abbiamo creato, che quindi ci raggruppa tutti i destinatari che hanno cliccato sul link A e tutti i destinatari che hanno cliccato sul link B, di fare poi quello che è un workflow automatico, ovvero sia di andare a strutturare delle campagne email da inviare solo ai destinatari che hanno cliccato sul contenuto A. E un altro flusso di email da inviare ai destinatari che hanno cliccato sul link numero B. Come vedete dall'esempio, infatti, io vi ho citato un filtro che esiste nelle nostre piattaforme di MailUp, il filtro di coloro che hanno cliccato sull'ebook dell'Osservatorio Statistico 2022. Potrò quindi costruire un flusso per andare ad inviare tutta una serie di contenuti che sono magari molto simili a quelli dell'osservatorio, solo chi come attività ha fatto appunto il click sul link dell'Osservatorio Statistico 2022. Quindi, come vedete, è molto semplice andare poi a strutturare delle campagne automatiche e segmentate sulla base delle interazioni che noi desumiamo e che fa il destinatario sulle nostre campagne email. A livello di dati, appunto, abbiamo parlato di profilazione, quindi andare a raccogliere dei dati, ma la domanda è quali dati andiamo a chiedere ai nostri utenti, quali sono i dati che formeranno i profili dei nostri destinatari? Sono del tutto personalizzabili, questa è la risposta. In base alla tipologia di industry, di business e ai vostri obiettivi, potete andare con MailUp a personalizzare fino a 39 campi anagrafici. Cosa significa? Vi ho fatto anche qua un esempio nella slide, che se non si legge bene ve lo spiego io. Noi, ad esempio, per le nostre esigenze di email marketing e di invio, chiaramente siamo andati a personalizzare alcuni campi, quali ad esempio specificare se un utente è o non è cliente MailUp, se ha acquistato o meno il pacchetto SMS, quindi se invia anche SMS con la nostra soluzione, piuttosto che se la sua piattaforma è attiva o non attiva, cioè se manda più o meno email. Ovviamente poi diciamo che nella marea di dati che possiamo raccogliere possiamo distinguere dei cluster abbastanza standard di dati appunto che fanno parte dei profili dei nostri utenti, che sono ad esempio i dati demografici e qui avete ovviamente delle distinzioni a seconda che siate un'azienda del B2C o del B2B. I dati geografici, che sono tutti quei dati che ci servono per mandare le cosiddette location-based campaign, quindi ad esempio quelle email dove diciamo che ci sono delle offerte nella filiale del nostro negozio di Milano e ovviamente manderemo questo contenuto solo ai nostri contatti che all'interno del loro profilo hanno specificato nel campo anagrafico il dato di localizzazione nella provincia di Milano. Oppure le classiche email di back in stock di determinati prodotti. O ancora i dati tecnici di fruizione, i cosiddetti
dati appunto sulla tipologia di device utilizzato dai nostri destinatari piuttosto che il sistema operativo. E anche questi possono essere molto importanti. Pensiamo all'esempio al fenomeno dello scorso anno della Apple Privacy Protection, che per chi non fosse familiare, lo scorso anno l'aggiornamento del sistema operativo Apple iOS aveva introdotto delle limitazioni sulle statistiche, sui KPI di email marketing, aveva rafforzato molto la privacy dei destinatari e reso di conseguenza un po' sfalsati i dati sulle aperture delle email degli utenti che utilizzavano questo sistema operativo. Poteva quindi proprio in quell'occasione essere molto utile questo tipo di dati per andare a creare dei gruppi e dei cluster, magari di utenti che utilizzavano Apple e avevano quel sistema operativo per andare magari a fare delle indagini statistiche più o meno accurate. E poi infine abbiamo i dati comportamentali, che sono tutto quell'insieme di dati fondamentali, ad esempio, per un e-commerce e appunto per l'imminente, ad esempio, Black Friday, che sono dati come ad esempio il valore dello scontrino medio, se vogliamo andare a targettizzare i clienti alto spendenti e mostrargli magari i prodotti della nostra collezione luxury. Oppure la data di ultimo acquisto, di primo acquisto, il numero di acquisti effettuati o ancora prodotti simili acquistati da inviare appunto in base ai dati sullo storico di acquisti fatto da un determinato cliente. Tutti questi dati a cosa ci servono in sostanza? Ci servono ovviamente ad andare a segmentare il nostro database. Ci sono anche qui diversi strumenti di segmentazione, ovvero diversi strumenti che ci consentono di andare a dividere il nostro database, o meglio organizzarlo in cluster diversi. MailUp ne mette a disposizione ben tre, le liste, i gruppi e i filtri, che agiscono su livelli diversi, che permettono una segmentazione più o meno avanzata a seconda chiaramente delle esigenze. Parliamo di liste proprio perché MailUp dall'edizione Plus e Premium offre la possibilità di avere più di una lista di invio e quindi offre la possibilità di dedicare ogni lista di invio a una tipologia di invio diversa, che può essere la newsletter, le offerte ai clienti, le letture da blog. Le opzioni sono ovviamente diversissime a seconda del vostro business. I gruppi, che sono dei sottoinsiemi di una lista, e ovviamente sono dei target veri e propri che accomunano determinati destinatari sulla base di un dato o un interesse che appunto condividono come denominatore comune. In una lista, appunto, ci possono essere quindi più gruppi e un destinatario può ovviamente appartenere a più di un gruppo. Infine ci sono i filtri. I filtri sono qualcosa di indipendente dai gruppi, anzi ci consentono proprio in fase di invio di andare a includere o escludere determinati destinatari sulla base di, anche qui, filtri demografici, filtri anagrafici, filtri di attività, a prescindere appunto dal gruppo di appartenenza del destinatario. Nella slide vi ho messo qualche esempio, come potete vedere all'interno delle liste, quindi appunto di più liste di invio, possiamo dedicarne ciascuna una tipologia di invio diversa, come dicevo prima. Questo è un esempio estratto da MailUp stessa. Possiamo distinguere la lista newsletter dalla lista invii transazionali, quindi tutto il mondo delle email automatiche, alla lista dedicata alle email per i rivenditori, per i clienti, per chi partecipa agli eventi, alle fiere e così via. Mentre i gruppi e i filtri sono degli strumenti che voi potete andare ad azionare nella fase di invio del messaggio. Quindi queste sono due schermate tratte proprio dallo step in cui voi andate a programmare un invio con MailUp. Potete decidere se andare a includere o escludere determinati gruppi
e al contempo andare ad applicare uno o più filtri. Chiaramente non mi addentro perché il mondo della segmentazione aprirebbe un webinar a parte, anzi se siete interessati poi ce lo scrivete in chat, se siete interessati a un webinar tutto dedicato a questo. Io nel frattempo però vi invio, vi metto qua il link per scaricare un ebook che è, diciamo, la guida completa che abbiamo fatto qualche anno fa sulla segmentazione, che però appunto rimane estremamente attuale perché questi sono gli strumenti di segmentazione che appunto offre MailUp, e potete andarla a scaricare, tanto è assolutamente gratuita. Concluderei questa parte, prima parte di webinar, prima di lasciare la parola a Massimo, con qualche spunto di concreto di campagna di database enrichment. Allora, il primo spunto che vi do è, secondo me, uno dei più utili, ed è la campagna cross-canale. Perché cross-canale? Perché sfrutta appunto diversi canali e costruisce un vero e proprio journey per convincere appunto il nostro destinatario ad aggiornare queste preferenze. Si parte da un SMS nel quale sostanzialmente si dice: ciao Chiara, perché non aggiorni le tue preferenze, ci dici di più su di te e in cambio noi ti diamo uno sconto. Quella della scontistica è una leva molto importante che vi consiglio di utilizzare se potete, per convincere chiaramente i vostri utenti a compilare le preferenze, ad aggiornare i dati. E gli si mette appunto il link a una landing page nella quale appunto la nostra Chiara si troverà di fronte a un form di profilazione da compilare con tutti i campi che vogliamo raccogliere, con tutte le informazioni che vogliamo raccogliere. Una volta compilato il form, la nostra Chiara riceverà un'email nella quale gli diamo appunto il codice sconto che gli avevamo promesso e gli mettiamo un link per atterrare all'e-commerce, quindi un quarto canale, così da andare ovviamente a finalizzare il suo acquisto. Un altro esempio è quello che un po' dicevamo prima, la survey, il sondaggio inserito però non nel corpo dell'email, ma tramite link, quindi che porterà poi l'utente in una landing page con appunto una survey, un form di profilazione. Questo spunto ve l'ho messo perché è interessante capire anche il concetto di recall, cioè il fatto di mandare un'email e chiedere poi a chi mandare un'email in automatico, sempre sfruttando gli invii automatici anche di MailUp, e impostare appunto un'email che dopo 7 giorni viene inviata a chi non ha aperto, non ha cliccato, non ha fatto la survey della prima email, con un copy divertente, ad esempio non lasciarci appesi e la cornetta appunto del telefono appesa, e anche qui andare a sfruttare nella seconda email di recall la leva del codice sconto per convincere chi non ha compilato la survey in prima istanza a farlo. Questa è quello che abbiamo visto prima, quindi la survey invece diretta all'interno del corpo dell'email immediata e senza ulteriori step. E infine, questo era un esempio molto carino, il fatto di sfruttare la parte below the fold dell'email, la parte inferiore, per andare proprio a chiedere quali sono i brand che più ti piacciono, così noi ti inviamo delle email solo quando ci sono delle offerte relative a questi brand. Quindi andare proprio ad esprimere un interesse direttamente all'interno del corpo dell'email. Quindi, appunto, questi erano solo alcuni spunti, ma ovviamente anche qui vale sempre il discorso del libero spazio alla vostra creatività e anche, ovviamente, alle vostre esigenze a livello di business. Quindi io lascerei adesso la parola a Massimo per fare appunto la sua dimostrazione pratica di MailUp e farci vedere un po' come funziona lo strumento per questi scopi, per questi obiettivi di database enrichment. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Paola, ben Ciao a te. trovata. Ti Ciao. lascio la parola. Bene, grazie.
Grazie mille, buonasera a tutti. Intanto grazie per averci raggiunto a questo secondo episodio di webinar dedicati al database building. Grazie a Paola per la tua preziosa introduzione che è stata fantastica. Io per andare avanti con una rapida demo di come funziona la piattaforma MailUp in uno dei temi che hai trattato, perché ne hai trattati tantissimi, per cui ne vedremo una quota a parte per riuscire ad entrare un po' più a contatto con quella che è la nostra piattaforma. Ma mi avvalgo sempre dell'ausilio della mia amica che abbiamo visto la volta scorsa, che è Erika. Condivido il mio schermo, che così vi faccio ve la presento per quanti non abbiano avuto modo di vederla magari la volta scorsa. E chi è Erika? Erika è una come tutti noi, una persona che ha un'attività e che ha bisogno di sfruttare la piattaforma MailUp per andare incontro alle proprie esigenze di marketing. Lei è proprietaria di un'agenzia per il turismo e si avvale della piattaforma MailUp appunto per entrare in contatto con la propria customer base. La scorsa settimana abbiamo visto come è riuscita tramite piattaforma MailUp ad acquisire contatti su diversi canali e anche con customizzare quella che è la modalità con cui è riuscita ad entrare in contatto con i propri clienti e adesso ha un'esigenza in più, che è l'esigenza di riuscire ad ottimizzare le campagne sia di engagement che di direct email marketing che vuole produrre nei confronti della propria customer base e per arrivare incontro a questa necessità ha il bisogno di segmentare i contatti tramite una profilazione un pochino più puntuale. E si avvalerà, come vedremo fra un attimo, di quella che sono gli strumenti che ci consentono di effettuare una profilazione progressiva diretta nell'ambito di quello che è la nostra piattaforma. E vi faccio vedere che cosa è l'output di quello che è stato un'attività che ha già condotto Erika durante questa settimana, ovvero mi ha mandato un'email perché vuole sapere qualcosa più su di me e vuole sapere qualcosa più su di me dandomi un regalo nella fattispecie e quindi mi chiede tramite questa email di raccontarle un pochino di più di quelle che sono le mie abitudini in merito di viaggi e in cambio di un buono sconto a me riservato. Io ho cliccato su questo link che è pervenuto all'interno dell'email che mi è arrivata stamane e mi sono ritrovato di fronte a questo piccolo form che mi chiede un paio di domande molto semplici. Quindi, quali sono le mie preferenze sul dove trascorrere le vacanze? Numero uno, a me piace il mare. E con chi viaggio di solito? E solitamente viaggio in coppia con mia moglie. Al salva sono stato dirottato su questa pagina di thank you, di ringraziamento, su cui ho potuto ottenere il mio regalo, quindi un codice sconto del 10% da sfruttare all'interno del sito di Erika dove va a promuovere la sua attività commerciale. Ma come ha fatto a realizzare tutto questo tramite piattaforma MailUp? Beh, andiamo a vederlo in maniera più o meno rapida. L'obiettivo di Erika era quella di riuscire a sfruttare future campagne con una segmentazione che utilizza dei filtri anagrafici. Filtri anagrafici che troviamo all'interno del segmento destinatari, del menu destinatari all'interno della voce filtri. Qui vediamo in maniera molto semplice come siano stati già codificati, per esigenze di tempo, quelli che sono 5 filtri di tipo anagrafico che vanno a puntare su due campi anagrafici specifici, un campo anagrafico che è stato nomenclato con chi viaggi e un campo anagrafico che è stato nomenclato preferenze di viaggio. Qui sostanzialmente noi abbiamo creato 7 tipologie di filtro che ci consentiranno di utilizzarli poi nell'ambito della definizione di future campagne o nell'ambito della selezione di destinatari per future campagne in base a quelle che sono delle opzioni presenti all'interno della nostra anagrafica. Entro all'interno di uno solo per vedere un attimino come è stato costruito questo filtro. Quindi vediamo che abbiamo attribuito un nome. Abbiamo indicato quelle che sono le condizioni, quindi il campo anagrafico compagni di viaggio di tipo testo è esattamente uguale a questo valore che prende il nome di solo, perché questo è il filtro per chi viaggia da soli. Vediamo che qui c'è anche la possibilità tramite questi due shortcut di effettuare una simulazione, di vedere se nella mia customer base attualmente ho già dei contatti che soddisfano questa ricerca oppure se dovranno essere alimentati nel futuro con le altre attività. Che
Che cosa ha fatto poi Erika per riuscire ad alimentare questa parte? Beh, è andata all'interno del menu database building e come prima cosa ha creato quella che chiamiamo landing page, ovvero quella pagina dove verrà dirottato l'utente che compila il form su cui sarà presente il codice sconto. Quindi andando a verificare all'interno di questa pagina che ovviamente deve essere pubblicata, vediamo un attimino come è composta e scopriamo che all'interno ci troviamo quella che è la pagina che abbiamo visto in precedenza con il mio codice sconto che mi consente il 10% sulle partenze fino a fine anno. Questa landing page non può essere abbandonata qui da sola, ma ovviamente deve essere utilizzata da qualche parte. E dove lo ha utilizzato Erika? All'interno del menu database building, sullo sottomenu iscrizioni, ha sfruttato quelle che sono le potenzialità del form di profilazione. Forma di profilazione che prende il nome nel caso specifico di Raccontaci di te e che cosa ci consente di fare questo form di profilazione? Ci consente, scendendo un attimino, di andare ad inserire quelle che sono le domande che Erika ha voluto fare per segmentare il proprio database di iscritti e su quale campo devono andare a convergere poi i risultati che sono stati identificati come di interesse di Erika e ovviamente con quelle che sono le opzioni da mostrare e con seguito dal doppio pipe quello che è il valore che dovrà essere poi salvato all'interno del database della nostra anagrafica. Ci ricordiamo la landing page di prima che ovviamente deve essere utilizzata dove? All'interno di quella che è la pagina di post profilazione, ovvero cosa succede dopo che l'utente ha cliccato salva all'interno di questo form. Quindi sulla pagina di post profilazione che vi consente di effettuare delle configurazioni di tipo generico, ma anche di andare tramite questo aggiunge modifica landing page a specificare la landing page che dovrà essere visualizzata dopo che l'utente ha cliccato sul bottone salva del form di profilazione e che ha subito quella che è l'iscrizione dell'informazione all'interno del database con il salvataggio delle modifiche, come vediamo qui dentro. Quindi in questa casistica vediamo che l'utente verrà dirottato alla landing page, un regalo per te. Ma come ha fatto poi a mandarmi l'email per riuscire ad essere io ingaggiato in questa attività di fornire ad Erika quelle che sono le mie preferenze di viaggio? Beh, ovviamente sarà poi entrata all'interno del menu messaggi, su cui all'interno di email, tramite il nostro elenco, avrà ottenuto la creazione. Andiamo a filtrare su quelle che sono poi il mio filtro tramite i tag avrà creato questa email che abbiamo titolato Un regalo per te, su cui ha inserito, andiamo a vederlo nel dettaglio, un bottone con una call to action, termine tecnico, che ci consente di dire: attenzione, abbiamo utilizzato un link speciale che mi consente di raggiungere tramite il clic su questo bottone un modulo di aggiornamento profilo che prende il nome di Raccontaci di te, che è quello che abbiamo creato precedentemente. Cosa ha fatto poi Erika? Beh, aveva già un database di contatti all'interno della piattaforma MailApp, ha creato una campagna per andare poi ad inviare questa email a tutti i contatti, invitandoli a raggiungere a tutti o a parte, a seconda di come ha voluto segmentarli in base alle informazioni anagrafiche che aveva precedentemente, per invitare i contatti raggiunti da queste email a compilare quel form di autoprofilazione in modo da poter avere ancor più dati utili per la segmentazione di future campagne che vorrà andare a sviluppare tramite piattaforma. Credo di avervi raccontato un po' tutto questo scenario, sperando che possa tornarvi utile anche per quelle che sono le vostre future campagne. E se avete domande, siamo qui. Esatto, grazie Massimo. E, ti direi quindi di restare per la parte di domande finali e darei la parola quindi a chi ci sta seguendo se avete delle domande. Prima ho visto che sono arrivate mentre parlavo delle richieste di materiali dello scorso webinar. Allora, qui a questo link che adesso vi scrivo in chat. Trovate appunto la scheda del webinar, questo appunto è il link alla nostra piattaforma
Learn, che è la piattaforma di formazione dove ci sono anche tutti i corsi e le masterclass di MailUp. E appunto questa è la scheda del webinar, quindi qui trovate anche le slide, altrimenti c'è sempre il link di YouTube che vi rimetto. Ok. Un altro chiarimento: per accedere alla scheda del webinar su Learn dovete registrarvi con la vostra email e una password a vostra scelta. La prima domanda è quella di Marzia Massimo che chiede: non riesco a capire nel mio MailUp dove trovo le liste. Allora, Marzia, dipende dall'edizione che hai attiva di MailUp, perché se hai appunto l'edizione Plus o Premium avrai la possibilità di avere più liste di invio. Se hai la standard, la lista è una sola, quindi se non ne trovi più di una, forse è perché appunto hai l'abbonamento standard e quindi non hai attivata chiaramente la funzionalità avanzata dell'ambiente multilista. Quindi magari scrivici se non è così. Nel caso la sezione è appunto all'inizio, quindi nel menu di navigazione sulla sinistra, trovi proprio in alto il nome della prima lista e poi appunto trovi il dettaglio di tutte le liste che puoi trovare all'interno della piattaforma. L'altra domanda di Alessia. Alessia chiede: oltre allo sconto, quale può essere un'idea creativa per portare l'utente a compilare una survey? Allora, io direi, vabbè, lo sconto è, diciamo, è sempre la leva più importante, quella che chiaramente convince di più un utente. Io ti direi che non c'è nemmeno bisogno di utilizzare chissà quali, diciamo, trovate creative. Basta anche far sapere all'utente all'interno dell'email stessa, con magari un content, un copy convincente, qual è il vantaggio per lui. Quindi fargli capire che se aggiorna le sue preferenze, ovviamente il vantaggio è anche suo, oltre che nostro, nel senso che è un modo molto comodo per ricevere all'interno dell'inbox solo dei contenuti che veramente gli interessano, e quindi non ricevere decine e decine di email inutili che portano via solo tempo. Ci chiedono poi Massimo se esiste un libro di istruzione di come funziona MailUp in italiano. Sì, esiste il manuale d'uso, te lo linko subito in chat. Lo trovi in italiano, ma anche in altre lingue. Infatti, qui c'è il link e troverai le versioni nelle tre lingue. Se no, esistono anche i tutorial che trovi sempre nel nostro canale di YouTube. Mattia invece chiede: quali sono le domande chiave per profilare correttamente un utente? L'ha fatto vedere anche un po' Massimo, e un po' ne ho parlato anche io prima. In realtà dipende molto da qual è la tua tipologia di settore, di industry, quali sono i tuoi obiettivi. Quindi, appunto, prima abbiamo parlato di tutti quei dati che possono essere demografici, geografici, comportamentali, dispositivi, insomma. I dati sono veramente tanti. Nelle slide trovi qualche ispirazione proprio di campo anagrafico da richiedere nel form. Se vedo poi una domanda di Alberto, utilizzando il form inviato a mezzo email, riesco a qualificare in automatico il mio database? La risposta è sì, perché abbiamo visto prima come tramite il form vado a collegare un campo anagrafico del mio database, pertanto l'utente che risponde alla email andando a compilare il form di iscrizione automaticamente andrà ad alimentare quel campo anagrafico che è già stato collegato ai filtri che abbiamo visto nella prima parte della demo che abbiamo potuto osservare precedentemente. Quindi tramite l'invio poi della campagna il database viene qualificato automaticamente, essendo i filtri già configurati. Spero Alberto di averti risposto. Ok. Ah, beh, poi ci chiedeva Antonella se le operazioni che avevi descritto prima
Le fa Erika o le può fare MailUp? Beh, le fa Erika accedendo alla piattaforma MailUp, quindi in completa autonomia. Ricordiamo sempre che noi offriamo comunque assistenza e supporto. Credo che abbiamo perso Paola per un attimo. Comunque sì, stavo dicendo, le fa autonomia senza problemi, nel senso no. Adesso noi abbiamo fatto vedere quello che Erika può fare tramite l'utilizzo di piattaforma MailUp. E poi se la fa veramente Erika o se si fa aiutare da qualcuno perché magari lei è impegnata da altre parti, glielo chiedo e poi ve lo porto al prossimo webinar. Ci chiedono, Marco ci chiede se MailUp sia ampiamente GDPR compliant. Sì, noi offriamo tutti gli strumenti per esserlo. Anzi, ci hai offerto diciamo, sul piatto d'argento l'occasione per ricordare che la terza puntata, l'episodio finale di questa serie di webinar, non vedrete più me e Massimo, meglio vedrete me ma solo in qualità di, diciamo, moderatrice, perché sarà tutta incentrata proprio su il tema della profilazione in senso di richiesta del consenso e diciamo, richiesta del consenso proprio per rispettare la normativa e il GDPR, e ci sarà con noi l'avvocato Massimo Simbula, perché ovviamente si tratta di tematiche molto, molto delicate e specifiche che devono essere trattate da una persona ovviamente autorevole in questo settore, in questo campo. Quindi se vi siete iscritti a questo webinar, siete già automaticamente iscritti al prossimo episodio, riceverete un reminder, un'email che vi ricorderà appunto del prossimo appuntamento, che sarà appunto con l'avvocato Simbula sulla tutta la richiesta del consenso e quindi la costruzione di un database proprio per rispettare ed essere conformi alla normativa sulla privacy. Quindi sì, se ti interessa, Marco, anche la tematica, ovviamente l'avvocato tratterà anche proprio di come essere compliant al GDPR, e MailUp, essendo un prodotto made in Italy, ovviamente offriamo tutto ciò che deve essere offerto e messo a disposizione dei nostri clienti per rispettare la privacy. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio di aver partecipato. Appunto, vi ricordo l'appuntamento al prossimo episodio, che sarà il 24 novembre, sempre di giovedì, sempre alle ore 16:30, e siete appunto già automaticamente iscritti. Domani riceverete via email le slide e questa registrazione, che poi comunque potrete trovare sul nostro profilo sul nostro canale di YouTube. Ringrazio ovviamente Massimo per la demo, per il prezioso contributo, e vi Grazie a te auguriamo una Paola. buona serata. Buona serata a tutti. Grazie Paola. Grazie mille. Ciao.